Bentornati a tutti sul canale. Oggi andiamo a realizzare un semplice misuratore di ESR dei condensatori con Arduino. Cos'è l'ESR del condensatore? ESR sta per Equivalent Series Resistance, resistenza equivalente serie. È una misura della resistenza interna di un condensatore. Anche se idealmente un condensatore dovrebbe comportarsi come un dispositivo puro che immagazzinizza e rilascia energia senza perdite, nella realtà ogni condensatore ha una certa resistenza interna che causa dissipazione di energia sotto forma di calore. Questa resistenza interna è ciò che chiamiamo ESR. Efficienza energetica. Un ESR basso indica che il condensatore è più efficiente nel conservare e rilasciare energia senza perdite significative. Prestazioni. Nei circuiti ad alta frequenza, un ESR alto può causare problemi come riscaldamento e perdite di efficienza. O per ultimo, stabilità. Un ESR elevato può influenzare la stabilità dei circuiti di alimentazione, specialmente nei regolatori di tensione e nei circuiti di filtraggio. Per realizzare questo progetto abbiamo bisogno di un Arduino. Io ho qui un Arduino R4, una breadboard, un condensatore da provare, una resistenza, la metto qua, da 1K, e un'altra resistenza da 10K, più diversi jumper. Ok, andiamo a montare il circuito. Andiamo a realizzare il circuito. Montiamo dal pin 8 di Arduino, potete scegliere qualsiasi pin che volete, io ho scelto l'8, mandiamo sulla breadboard e ci colleghiamo una resistenza da 1K. Così. Prendiamo una resistenza da 10K, lo mettiamo un lato in contatto con la resistenza da 1K e dall'altro lato prendiamo un altro jumper, un altro filo, e lo andiamo a portare su A0 di Arduino. A0. Poi prendiamo il GND di Arduino, lo mandiamo su una parte dove possiamo collegare il negativo di Arduino, possiamo scegliere, mettiamo, io ho questo jumper arancione, mettiamo questo arancione per il negativo, un altro colleghiamo. I due collegamenti delle due resistenze, prendiamo il positivo per collegare al condensatore. Questo è un condensatore di prova, è un 220 microfarad 35 volt, quello più lungo è positivo, quello più corto è negativo e è anche illustrato sul condensatore. Quindi mettiamo più lungo nella parte che va al partitore di tensione e l'altro al negativo. Il circuito di misura utilizzato include due resistenze e condensatore, quindi andiamo a vedere come funziona. Allora, il condensatore è in parallelo con una resistenza nota. La nostra resistenza nota è questa da 1K e abbiamo messo un'altra resistenza da 10K per limitare la corrente durante la lettura della tensione. L'Arduino controlla il processo di carica e scarica del condensatore e misura i tempi di scarica, che sono fondamentali per calcolare l'ESR. Riassumendo,
Arduino controlla il processo di carica e scarica, più misura i tempi e calcola le SR. La resistenza da 1K limita la corrente di carica e parte del calcolo ESR. La resistenza da 10K limita la corrente di lettura della tensione per misure accurate. Ok, adesso passiamo al codice e vediamo se funziona. Eccoci sul lead di Arduino e andiamo a vedere il codice che già ho scritto. Allora, per prima cosa dobbiamo includere la libreria MAT che ci fornisce indicazioni utili per la matematica. Poi configuriamo i pin. Impostiamo il test pin a 0, charge pin al pin 8, no resistance e la resistenza nota che abbiamo messo sul circuito da 1000 ohm, 1K, e calibration factory ESR e il fattore di calibrazione per ESR che adesso è impostato a 1.0. Volendo possiamo cambiare di meno e di più per calibrare meglio il valore ESR riportato. Nel setup abbiamo la porta begin 9006 per visualizzare il valore ESR sul serial monitor. Poi abbiamo pin mode charge pin, impostiamo come uscita, e pin mode test pin lo impostiamo come input, che andrà e servirà come ingresso per leggere la tensione sul condensatore. Siamo arrivati al loop. Allora, nel loop principale troviamo misure ESR, serve per calcolare l'ESR del condensatore e memorizza il valore in ESR value. ESR stampa questo qua, stampa il seriale sul monitor, sul serial monitor, e valore SR 2 ohms e gli diamo un delay di 2 secondi. Poi passiamo tutto qua, tutto questo codice serve per leggere la tensione sul test pin. Poi lo divide, lo moltiplica e divide per 1023 col segnale analogico e ci calcola una media di 50 campioni per avere un valore più accurato. Possiamo aumentare per avere l'accuratezza, ma lasciamo a 50, pare che vada bene. Infine, la parte finale, Digital Write avvia la carica del condensatore. Gli diamo un tempo di 3 secondi. Legge la tensione iniziale dopo la carica e Digital YP inizia la scarica del condensatore. E qua ci ridà, abbiamo ottenuto i valori ESR che andrà a stampare a schermo. Ok, adesso andiamo a collegare, carichiamo tutto il codice e vediamo se funziona. Allora, colleghiamo Arduino. Proviamo a mandare il codice su di esso. Allora, facciamo invia. Tentiamo, qui già funziona. Abbiamo, aspettate che zoom un attimo, CTRL più, vediamo ESR 0.00 ohms. Ok, adesso andiamo a metterci un condensatore.
ho qui questo condensatore a 220 microfarad. Ricordo quel pedino più lungo è positivo, il positivo va sul rosso, l'arancione è negativo. Andiamo a mettere, vediamo se c'è qualche lettura. Sì, esce 0,13 ohm, quindi una resistenza bassa, quindi questo condensatore è buono. Abbiamo costruito un semplice SR meter con un Arduino e due resistenze. Possiamo, volendo, possiamo aggiungere un display per visualizzare l'SR, ma già così per quello che dobbiamo fare va più che bene. Ok, per questo mini progetto su ESR con Arduino è tutto. Vi ricordo di iscrivervi al canale, di lasciare un like. Se avete qualche commento potete scrivere, qualcosa da dire potete scrivere nei commenti. E ci vediamo alla prossima.